Voi avete visto che fino a dicembre non è venuto, finalmente ce ne siamo liberati. E invece no. Domani inizieremo l'Avvento, domani con la celebrazione di domani sera. E l'Avvento è proprio questo vieni. E quindi io sono venuto. No, va bene. Per il resto diceva un poco di concomitanza, un poco di impegni a livello parrocchiale per voi, a livello così anche a livello diocesano. Però sono belle per queste cose, no? Perché da un lato capisci che sei a servizio e si fanno dei servizi. Poi ti rendi conto che ci sono poi anche gli affetti, ci sono le amicizie, c'è anche il pensiero, no? Delle persone, dei volti che tu poi incontri. E se è vero tutto quello che noi abbiamo detto fin dall'inizio, quando proprio i primi incontri parlavamo dell'Eucaristia, che se l'aspetto, l'incontro fisico rafforza poi ancora di più, però sappiamo che c'è quella realtà che noi chiamiamo preghiera, e che quella realtà è quella poi supera tutto, qualsiasi cosa, e quindi noi nella preghiera comunque ci siamo sempre ritrovati e sempre poi rivisti. E se mi auguro che ci sia anche un po' più di comprensione da parte vostra nella celebrazione eucaristica, ebbene sapere che in quella comprensione c'è qualcosa anche di mio. E allora quindi questo qua, capite, mi fa ancora più contento, quindi sono presenti a voi. E come dall'altro lato, nel momento in cui ci arrivo, ricordandogli che abbiamo fatto, quindi anche voi siete presenti a me. Poi c'è sempre la fraternità che poi ci lega a livello presbiterale, quindi vedere lui è in pratica vedere la comunità, vedere Don Ernesto pure vedere Don Antonio. Devo dire anche a Don Ernesto, spesso, no, come poi lui sa fare, viene comunque lì a bussare. E quindi abbiamo trovato poi il momento di poter fare poi questi incontri, il momento poi è arrivato. Lo ripeto, io sono veramente contentissimo di venire qui. Don Ernesto adesso dice una cosa, no? Adesso riprende questo seme a crescere. Lo vorrei correggere, no, non è che adesso il seme riprende adesso, il seme sta sempre crescendo. Io sono contento perché mi inserisco con voi anche in questa crescita, perché anch'io sto crescendo insieme a voi. Qui non c'è nessun professore, neanche il parroco è il professore. Il parroco è un fratello insieme ai fratelli. Ricordate Papa Francesco, molte volte l'ha detto, no? Noi sacerdoti dice di stare in mezzo alla gente, qualche volta davanti alla gente, qualche volta dietro alla gente. Quindi questa consapevolezza di essere parte della comunità. E poi è ancora più bello perché se poi pensiamo, ad esempio, uno che viene da fuori, se Don Ernesto e Mario vengono da fuori, anch'io vengo da fuori, voi comunque state qui. Guardate, questo non dovremmo mai stancarci veramente di pensare a questa realtà, di questo dono, perché qui c'è quella scena poi del Signore, li chiamò perché andassero, si è chiamati per andare, anche voi siete stati chiamati per andare. Don Ernesto ci parlavano anche nell'introduzione di quella testimonianza che poi siamo chiamati a rendere. Qui poi c'è sempre poi il nostro dubbio, fateci caso, no? Ma come io posso rendere questa testimonianza? E qual è quella testimonianza che poi io devo rendere? Perché nella nostra mente il problema della testimonianza è sempre quello, devo andare là fuori e devo adesso esplicitamente iniziare a fare le omelie. Non è questa la testimonianza. La testimonianza semplicemente io penso che possa essere vivere quello che vivo con una consapevolezza che quello che io vivo e quello che io faccio è abitato da una presenza. Punto. Perché vedete, partiamo dagli esempi proprio pratici. Quando nella tua vita entra una persona, pensiamo al fidanzamento. Quindi il fidanzato o la fidanzata, fidanzandosi, il ragazzo, la ragazza entra nella vita dell'altra persona. E quando la persona, anche se fisicamente il fidanzato o la fidanzata non sta vicino a lui o vicino a lei, quando quella persona fa qualcosa, quello che fa quella persona lo fa perché nel suo cuore c'è la ragazza o c'è il ragazzo.
Quindi la sua vita è abitata da quella presenza. E vedo pure una cosa, che agli inizi nell'innamoramento questa presenza è molto forte, poi pian piano, arrivando alla vita ordinaria e più tranquilla, passando gli anni, quella presenza sembra che stia scemando, però non è così. Allora, guardate, nella nostra vita Cristo è entrato. Ci sono dei momenti in cui noi questa realtà li avvertiamo, noi l'avvertiamo forte questa presenza, no? E veramente ci verrebbe la voglia, ma adesso chissà che cosa vorrei fare. Poi ci sono dei momenti e situazioni, pensate, no, adesso non ancora stiamo in inverno, per il fatto che inizia a far freddo, poco così, pare che un poco quella tensione, no? Poi si affievolisca un poco. Allora ecco la catechesi, ecco la celebrazione eucaristica, ecco la preghiera personale. Ecco quei tempi liturgici che poi la Chiesa ci offre, l'Avvento, quindi che la tensione, no? Da rinnovare. E quindi è qualcosa che si deve riaccendere. Non è che si deve accendere, attenzione, perché non si deve accendere, ma si deve riaccendere in noi. Vedete, noi adesso, no? Forse già abbiamo acceso i riscaldamenti. Chi tiene la caldaia, generalmente dopo i mesi estivi, poi si fa la revisione alla caldaia. Capite? Vediamo se parte. Allora ti deve riaccendere. Molte volte non è facile riaccendere. Molte volte c'è bisogno di quella manutenzione. E qualche volta la manutenzione noi purtroppo in quella normale, proprio perché facciamo sempre così, vabbè, poi c'è tempo, e la manutenzione poi corriamo il rischio poi di non attuarla. Per cui poi viene un po' più difficile quando poi si tratta di rivivere queste realtà, nella realtà concreta e quotidiana. Va bene, questo era solo un po' così per introdurci. Mentre Ernesto diceva dell'Avvento, no, avevo pensato di parlare con voi di una realtà che è un po' strana, il tempo. Perché il tempo? Perché, vedete, se c'è una cosa che caratterizza la nostra religione, la nostra fede, veramente già partendo dalla fede degli ebrei, è un fatto che Dio è entrato nella storia. Per i musulmani sembra non è così, per i musulmani Dio non entra nella storia. Allah è nell'atto di cielo, non nella storia. Invece noi affermiamo, e il Natale ce lo ricorda, no? Che Dio a un certo punto ha fatto irruzione proprio nella storia. Questo ci apre una realtà che dovrebbe farci capire che se è entrato nella storia, che il tempo è un tempo abitato da Dio. Perché la storia dove si svolge? La storia si svolge nel tempo. È nello scorrere del tempo che noi abbiamo la storia. Ed è la storia che scandisce lo scorrere del tempo. Ora qui noi dobbiamo fare attenzione perché anche quando parliamo della storia, noi pensiamo la storia che abbiamo studiato sui libri. Pensiamo alla storia quella che è accaduta 200 anni fa, 300 anni fa, 50 anni fa. La storia comunque la scriviamo noi, la storia siamo noi, è quello che io vivo che fa storia, che diventerà poi storia. Allora capire, dire che Dio entra nella storia, io non devo pensare che Dio è entrato nella storia, se entra nella storia la mia storia. La mia storia significa la mia vita così com'è, non come non è o come quella che vorrei. Vedete, noi purtroppo dobbiamo usare delle categorie. L'eternità, no? Noi sappiamo che Dio è eterno. Questo significa, se dico che Dio è eterno, vuol dire che Dio di per sé, capite? Adesso il mio linguaggio purtroppo è povero, però dire che Dio è eterno significa che Dio
nella sua eternità viveva in un non tempo e in una non storia. Non so se sono riuscito a esprimermi bene. Perché se l'eternità, per definizione, l'eternità che cos'è? È una cosa che non ha mai fine. Quindi è proprio all'opposto del tempo, perché il tempo è una scansione, no? Il tempo ha un fine. Dire che Dio è eterno, sì, perché lui viveva nella sua eternità, quindi non c'è un inizio e non c'è una fine. E fin quando Dio viveva nella sua eternità, di Dio nessuno sapeva niente. Per un semplice motivo, perché noi l'eternità, noi non l'abbiamo mai frequentata. Noi non abitiamo l'eternità. E se lui abitava nella sua eternità beata, per lui sarebbe stato, per quanto Dio, un grande estraneo. Allora, lui a un certo punto, ricordate quel numero 2 deve piacque a Dio, a un certo punto lui ha deciso di entrare nella storia. Io, per poter parlare di una persona, devo poter dire ciò che la persona ha detto a me, se voglio essere corretto e voglio essere vero. Altrimenti io parlo per supposizione. Io suppongo che Antonio sia così, ma lo suppongo. Potrò dire che Antonio è così, se Antonio mi ha detto che è così, e io frequentandolo ho visto che è così. Dio, entrando nella storia, ha detto se stesso, ma non perché a un certo punto qualche teologo si è messo a fare una riflessione teologica su Dio, ma perché Dio, lui ha detto se stesso. Quindi allora Dio, entrando nella storia, che cosa ha fatto? Non è semplicemente che entrando nella storia si è venuto a fare una passeggiata, dice fammi vedere sulla terra che succede e come si vive sulla terra. No, Dio, entrando nella storia, è entrato per dirsi, per raccontarsi, per narrarsi. Questo dirsi, narrarsi di Dio, noi potremmo tradurlo con un termine per incontrarsi con noi e per permettere a noi di incontrarci con Lui. Vedete, queste che possono sembrare dei pensieri così anche astratti, ma sono realtà concrete che non dovrebbero farci stare comodi seduti sulla sedia. Perché nel momento in cui dico che Dio è entrato nella storia, vuol dire che il tempo, questa scansione, no? 24 ore, la settimana, il mese, l'anno, vuol dire che questo tempo è un tempo che è caricato di eternità. Non so chi di voi ha studiato un po' con la chimica, oppure semplicemente si ricorda la tavola periodica, no? Vedete che a un certo punto di quella tavola periodica sotto c'è un'aggiunta, perché quell'aggiunta avrebbe là dentro, solo che però non va bene, cioè non ci va, perché farebbe sì che quella tavola sopra dovrebbe diventare deforme. Allora, voi pensate che il nostro tempo, ma anche la nostra stessa vita, con l'incontro con Dio, è portatrice di eternità. Io porto l'Eterno. Noi portiamo l'Eterno. Quando noi camminiamo, quando noi ci rapportiamo, quando noi ci confrontiamo, quando noi ci scontriamo, noi portiamo l'Eterno. I nostri gesti eternizzano il momento presente.
La realtà che noi chiamiamo quella che verrà è già venuta. Gesù lo dice nel Vangelo, il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio è qui. Però l'ascolteremo domenica proprio nel Vangelo di Matteo, ascolteremo questo passaggio qui. Come fu ai tempi di Noè? Ricordate che successe ai tempi di Noè? Che successe? Il diluvio. Ma vi ricordate nell'arca chi entrò? La famiglia di Noè e gli animali. Dice il testo, come fu ai tempi di Noè? Che facevano? Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. E dice così, non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio. Così saranno i giorni del figlio dell'uomo. Ora attenzione, perché sembrerebbe quasi che quella realtà, prendere moglie, prendere marito, mangiare e bere, sia una realtà da demonizzare, sia qualcosa di non buono. No, no, tutto il contrario. Quella è la vita. Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, vivere, lavorare, studiare, uscire, farsi una passeggiata. Però il rischio qual è? Che in quelle realtà ti distraggono e non ti accorgi più di nulla. Cioè proprio quelle realtà che dovrebbero più farti vivere la presenza dell'Eterno te ne allontanano. Ma te ne allontanano per un semplice motivo. Perché io ho perso l'orizzonte. Se vi ricordate il ritiro dell'anno scorso, quando stavamo lì a Castellammare, no, l'anno scorso stavamo a Castellammare, Sorrento, lì, Sorrento, Sant'Agata, se vi ricordate, noi quando dicevamo dell'avvento, è proprio questo, no? E il desiderare, vieni Signore, ma io lo sto invocando questo Signore che deve venire. Qual è la realtà che mi riempie? Qual è la realtà che dà senso alla mia vita? Il mangiare, il bere, sposarmi, lavorare, studiare, vivo per questo? O attraverso il mangiare, attraverso il bere, io vivo per qualcos'altro? Posso vivere senza sapere perché? Sapete, sono le grandi domande filosofiche. Però noi se lo preoccupo di filosofi, no, la vera filosofia non è quella che prende la testa, è quella che prende la vita. Ma allora il Signore anima, sta animando la mia vita. Lo cerco come la cerva anela i corsi d'acqua. Cerco come la sentinella cerca l'aurora. Cerca come la sposa cerca lo sposo. Se vi ricordate nell'Apocalisse, lo vediamo l'anno scorso poi in Avvento, a capitolo, proprio l'ultimo capitolo, dice così, lo spirito e la sposa dicono vieni Signore. La sposa è la Chiesa. La sposa siamo noi. È vero che da noi le nozze, qua l'inverso, no? Per noi le nozze c'è lo sposo che aspetta la sposa. Nel linguaggio biblico, nel Medio Oriente, è la sposa che aspetta lo sposo. E lo sposo si permette anche il lusso di ritardare. Ricordate i 10 vergini? 5 sagge stolte con l'olio. Aspettavano, non aspettavano la sposa, aspettavano lo sposo. Erano le damigelle dello sposo, non della sposa. Quindi la sposa sta già lì. Quindi ecco perché dice la sposa con lo spirito gridano, vieni. Ma noi stiamo gridando? No. Stiamo almeno sussurrando timidamente, vieni. Almeno sussurrando. Chi è che viene? Chi desideri? Viene solo ciò che tu desideri. Una realtà che tu non desideri, te passa manca la data, sì, lei o non è. Allora, questo tempo abitato da Dio, di questo Dio che c'è, abbiamo l'impressione che non ci sia,
il già e non ancora, no? Con la famosa frase che dice, ci dice, Gesù dice mi vedrete e poi mi vedrete. Allora questo deve aprire il mio cuore, ma il mio desiderio, fremo di desiderio, no? Noi iniziamo l'avvento, no? Ho visto il presepe già in chiesa, sono segni e gesti che dovrebbero eccitare, riaccendere il mio desiderio. Però come ho detto, non semplicemente a livello così emozionale, a livello di conversione del mio cuore, di conversione della mia vita. L'abbiamo detto, noi non ci prepariamo al Natale, noi ci prepariamo a conformarci ancora di più a Cristo Gesù. È Cristo che deve formarsi in noi. Noi non facciamo finta di rivivere il Natale. Noi viviamo che cosa? Che Cristo nasca in noi. Che io diventi come segno riferimento di Cristo. Dove questo? Nel tempo, nello spazio. Nel tempo, nello spazio. Quello che ci è dato da vivere. Allora capite, lasciare spazio a Cristo, se è vero quello che sto cercando di dire, allora lì poi la decisione. La decisione di comprare una sedia, e che sedia compro? La decisione di, vabbè, là poi c'è stata la possibilità, senza fattura, risparmio, l'IVA, l'occhio di riguardo, come faccio la fattura? E Cristo è per noi essere concreti, perché se penso che l'incontro è solo in chiesa, capite? Se quello mi dice, beh, chiudiamo un occhio, è nel momento in cui devo decidere io, lui è lì Cristo. Una volta quando si era bambino, si diceva, tu fai sempre questa domanda, che cosa farebbe Cristo al mio posto? Poi fateci caso, in certe situazioni questa domanda poi non ce la facciamo. E noi anche vogliamo trovare una giustificazione, vabbè, ma qui Cristo non c'entra niente. Allora vedete lo spazio, il tempo, è entrato o non è entrato in questo spazio, in questo tempo? O in uno spazio non è entrato lui, in un tempo non si è entrato. Perché noi forse non ce ne accorgiamo, ma quando ragioniamo così, che Cristo non c'entra in questa cosa, noi in quel momento stiamo facendo professione di ateismo, siamo atei in quel momento, in quella situazione, siamo atei. L'ateo che? Chi dice che Dio non c'è? Quindi se dico in quella situazione Dio non c'è, decido io, sono ateo in quel momento. Poi posso pure andare a fare comunione e continuiamo, vedete, a creare scissione dentro di noi, continuiamo a creare divisioni dentro di noi e poi non ci rendiamo conto che queste scissioni e divisioni noi le portiamo pure fuori, non è che semplicemente resta dentro di me. È perché se io sono unito io metterò unione, se sono diviso io metto divisione, è così, è legge di natura, non può essere diversamente. Perché fin quando potrò fingere? Fin quando potrò fingere di sorridere che le cose poi vadano bene? Allora dicevo, la mia storia, no? Proviamo a chiederci che rapporto noi abbiamo con la nostra storia. Qualche volta ci invitano a fare un po' l'esame di coscienza, no? Un poco più lungo, e noi parte delle nostre cose, se io potessi tornare indietro non le rifarei. Forse noi dovremmo imparare a far pace con la nostra storia. Perché del resto, se noi forse stiamo qui, anche con una certa comprensione, forse grazie anche a quella storia, anche se sarà sbagliata.
perché anche lì dove abbiamo sbagliato, se è vero che Dio è ovunque, è entrato nella storia, anche lì Dio stava e anche lì Dio mi stava dicendo qualcosa, proprio mentre io stavo sbagliando. Allora potrebbe essere già una riflessione, no, che potremmo fare proprio in questo tempo. Qual è il mio rapporto con la mia storia personale? Ho fatto pace con la mia storia personale? O ci sono degli ambiti in cui li ho proprio messi lì nella stanza, abbiamo gli sgabuzzini a casa, no? Qualcosa che non vogliamo dire più, ammettiamo quanto più sotto possibile, però quella lì non mi piace fuori. Anzi, più la metto giù, più a un certo punto lo dimentichi, dice ma che si sta là sotto? E poi esce fuori. E tu pensavi di averla dimenticata. E entri in crisi. Allora la mia storia è la mia storia e quella storia dice io oggi chi sono, e insieme alla storia possiamo anche poi confrontarci con il tempo. Qui so che c'è l'esperienza dello scoutismo, noi barocchi, non so se qualcuno di voi è stato scout quando era ragazzo. Agli scout si insegna una cosa ai ragazzi: a imparare a gestire il tempo. Fateci caso, noi viviamo, lo diciamo, in una società dove tutto è di fretta. Fateci caso, una cosa terribile, l'uso del cellulare così di fretta che anche quando guido devo guardare i messaggi che mi sono arrivati e devo rispondere mentre sto guidando. Penso che o l'abbiamo fatto noi o lo vediamo che lo fanno. Provate a pensare, la cosa, perché subito? Perché se non lo faccio adesso, dopo non ho tempo. Si dicono così, cioè capite, a rischio di mettere a repentaglio la mia vita e quella degli altri. Pensate ai nostri ragazzi, scuola, palestra, dopo scuola, danza, piscina, e noi dietro a loro, presi anche noi da questo vortice. Il tempo che avrebbe dovuto segnare un luogo di relazione, un luogo di comunione, un luogo di memoria, sta diventando per certi aspetti un luogo di dannazione. E quanto è brutto e terribile, fateci caso, no? Hai un momento, per favore. Se ho un momento, ci vediamo. Parlo che avete un momento, per favore. Che cosa sarà l'uomo? L'uomo del momento. In senso negativo, chiaramente. E così saremo ricordati un domani. Allora, io penso che, e qui bisogna fare atti di coraggio, loro le scelte che dicevamo prima, no? Dobbiamo ritornare ad abitare il tempo. Dovremmo avere il coraggio, la capacità di rimettere al centro il tempo. Fateci caso una cosa. Sapete la dimensione dove si vive la dimensione giusta del tempo? È la liturgia. E adesso vi faccio notare perché. Perché stranamente, se facciamo un incontro, una catechesi o un altro incontro di formazione, generalmente, tra virgolette, non questo qua, però altre volte può essere anche piacevole. Ah, dice, vabbè, restiamo un altro poco, quando dura un'ora? Vabbè, poi, vabbè, restiamo un altro poco, poi cosa succede? No, così. Nella liturgia invece no. Nella liturgia, fateci caso, a un certo punto siamo abituati a... oggi è stato più lungo. Perché ridete? Perché è mica detto nel resto. No, hanno nessun... è solo così che l'hanno detto, vabbè. Ho puramente causale. Sapete perché? Perché la liturgia, cioè quando qualcuno dice effettivamente così è stato più lungo, è vero, perché la liturgia è il tempo della lentezza. Ecco perché non ci troviamo, e perché ci dà fastidio. Ecco perché molte liturgie siamo annoiati, perché la liturgia per sua natura è lenta. No, non è lunga. No, è lenta che ti vede perciò è lunga.
provate a chiedere, ma perché il problema è che noi poi ce lo dimentichiamo, questo è il guaio. Io credo che il peccato più grande sia che diventiamo smemorati. Provate a chiedere a due ragazzi fidanzatini, dice, noi ci siamo vuole bene 5 minuti, come 5 minuti? Loro ci sanno insegnare o ci possono reinsegnare la lentezza nell'amarsi. Non nella vita, no, perché ho detto prima, presi pure loro tante cose, ma nell'amarsi. Forse dovremmo imparare. Allora non è che forse dobbiamo ritornare ad innamorarci. Non è forse che dovremmo avere di tornare ad usare queste espressioni, no, perché forse ci vanno pure proprio così, no, per poter dire il Signore mi ama. Charles de Foucault, fondatore dopo morte, suo malgrado di piccoli fratelli, lui ha fatto un'esperienza particolare nel deserto del Sahara. Lui si svegliava alle 3 di notte e faceva adorazione eucaristica silenziosa fino alle 8 del mattino. Uno potrebbe dire, buono, nel deserto che stava da fare, questo poteva fare. Però lui diceva così, che bello Signore, adesso ho 5 ore dove posso dirti quanto ti amo e dove tu mi puoi dire quanto mi ami. Che bello, ho 5 ore per poterti dire questo e tu mi puoi dire questo. Non è che noi abbiamo proprio troppo arronzato nel rapporto con Lui. Non è che per quel fatto che Lui ci ha chiamato amici, per quel fatto che Lui si sia rivelato, per quel fatto che Lui ci ha donato tutto se stesso, noi come suo dire siamo presi la mano con tutte le dita. Un altro esempio. Qual è il nostro atteggiamento quando andiamo in chiesa? C'è venerazione, adorazione, rispetto. Non so se da voi, purtroppo in cattedrale succede, c'è chi telefona in chiesa, col cellulare. E fa pure un gesto particolare, si può mettere dietro la colonna, ma non perché può dare fastidio agli altri, perché siamo noi che diamo fastidio a lui, quindi da colonna lui può essere un po' così, può parlare meglio, quindi siamo noi a dargli fastidio. Come vi dicevo, noi stiamo vivendo una accelerazione del tempo, con delle frammentazioni del tempo. Noi non viviamo più il tempo, viviamo i tempi viviamo. Il tempo della catechesi, il tempo del lavoro, il tempo dell'altra cosa, così, non sono tempi, non legati da nessuna conseguenzialità. Uno si è legato dall'altro. E il problema, sapete qual è? Che non abbiamo neanche la possibilità di poter riflettere su quello che stiamo facendo. La nostra mente, il nostro cuore non riflette più su quello che facciamo. Per usare un'immagine, no, proprio lo sgabuzzino prima, no? È un magazzino caotico il nostro cuore, non più la sede del sentimento o la sede della riflessione. Allora, pensate, diceva Aristotele che il vero filosofo lo si riconosce dalla calma con la quale si sistema il mantello. Il vero filosofo dalla calma con la quale si sistema il mantello. Infatti ci caso pure che pure noi no, pigliamo giubbini ad attaccapanne e ce lo mettiamo per le scale perché abbiamo fatto tardi. Tardi per dove? Tardi per che cosa? E
è una battuta, però è successo. Prima sono arrivato, io ero convinto che era alle 7, 19 era l'incontro. Sono arrivato alle 19 meno 2 minuti. Sei in anticipo, di 2 minuti. No, ha detto le 19:30. Però mi sono reso conto, no, non l'ha detto lui, però mi sono reso conto che ho dato fastidio in questi 30 minuti. Perché? Perché in quei 30 minuti lui avrebbe dovuto, potuto fare cosa che teneva in programma. Stando io là, giustamente per accogliermi, non ha fatto più. Che dopo dovrà recuperare. Ha recuperato. Capite? Capite? Mentre prima il tempo era il luogo della gratuità. Era il tempo, attenzione, non voglio essere inteso, non utile. Gesù lo dirà, no? Vi ricordate? Siete servi inutili. Proprio nel senso qui, non utili, cioè non quelli che necessariamente deve produrre qualcosa. Perché per me il tempo è così, produce. Papa Francesco l'ha detto, no? Vi ricordate? Quindi chi non produce lo scarto. Allora, gli anziani, così, sono il peso in questo nostro tempo. E quando noi diventeremo anziani, ma noi vorremmo poi essere così. E allora perché stiamo, questa mentalità la stiamo portando avanti, la stiamo anche noi fomentando e creando. Quindi, allora in questa storia, come dicevo, Dio entrando ha portato delle caratteristiche, e mi fermo, c'erano solo queste due caratteristiche, che sono importantissime per noi. Caratteristiche dell'elezione e dell'alleanza. Dio, entrando nella nostra storia, ci ha eletti e ha stabilito con noi un'alleanza. L'alleanza, sapete cos'è in pratica? Però il termine più bello, un matrimonio. I francesi, sapete, la vera, la fede, la chiamano alleanza, la fede. E da Don Ernesto, adesso non ce voglio dire voi, fatevi presentare il prefazio del battesimo. Perché che se ne dica e si possa pensare, noi il battesimo ti vedi il peccato originale, fa figlio di Dio così, però è il luogo dove Dio stipula con il suo figlio un'alleanza. Alleanza. San Paolo, sapete come chiama questo in realtà di elezione e alleanza, di questo fatto di mistero. Allora, il mistero nel linguaggio biblico non è il mistero di Dio, mamma mia, cose che non sappiamo, questa cosa misteriosa, quasi che ci... No, il mistero in Dio è questo fatto che lui si è rivelato ed entrato in comunione con ciascuno di noi, chiamandoci a stabilire con lui un'alleanza. E l'alleanza si fa tra due persone libere, tra uno che propone e un altro che accetta. Quindi è un gioco veramente molto forte e serio. Veramente qui c'è in gioco la serietà della nostra fede. Capite, allora, la nostra fede non è una partecipazione a delle formule, non è un'azione semplicemente rituale, ma allora è qualcosa veramente che coinvolge e stravolge la nostra vita. Tutto questo noi lo troviamo in pienezza di questa rivelazione e di questo fatto, di questo donarsi di Dio nella storia di Cristo Gesù. E se ci fate caso, nella scansione che noi viviamo nell'anno liturgico, che inizieremo domenica, domani sera, con l'Avvento, noi celebrando il mistero di Dio che si è rivelato in Cristo, noi lo vivremo attraverso che cosa? Proprio attraverso la vita di Cristo. Vivremo Natale e poi la sua manifestazione, il battesimo, e poi ci sarà la Pasqua, e poi ci sarà il dono dello Spirito, e poi ci sarà l'attesa della sua venuta finale. Cioè, ciò che nella vita di Cristo è successo nel tempo, per dirci che cosa? Proprio questa realtà, che è nel tempo che avviene la salvezza.
Allora, in questo tempo Dio entra, il tempo diventa carico di eternità perché c'è Lui. La sua presenza fa sì che la storia sia una storia sacra o storia di salvezza, e vuol dire con l'ultima realtà che io sono salvato nel tempo, in questa storia, nella mia storia. Allora, che cos'è la salvezza? Dici che sono salvato, che significa essere salvato? Che entri in paradiso? Oppure che non fai più peccati? Non è questa la salvezza. La salvezza è essere consapevoli che sono amato. Amato. Perché amandomi mi rende partecipe di ciò che Lui è. E ciò... E ciò che Lui è non è al di fuori di me, non è al di fuori dello spazio, non è al di fuori del tempo, ma è nel tempo, nello spazio, nella mia storia.